Il presidente dell'associazione ISPED di Caltanissetta, Maria Grazia Pignataro, ancora una volta si fa portavoce dei diritti dei disabili, inviando agli organi di informazione una lettera denuncia da parte della mamma di un ragazzo autistico che pare sia stata accusata da due vigili urbani in servizio nel capoluogo nisseno di usare il proprio figlio per gettare rifiuti senza debitamente separarli. Ma andiamo con ordine. La donna afferma che insieme al figlio autistico 13enne con una invalidità del 100%, stava andando al supermercato. Prima di chiudere l'auto, però, il tredicenne si è accorto che c'era un sacchetto con dei rifiuti da gettare. La madre, per cercare di rendere quanto più autonomo possibile il figlio, lo ha invitato a gettarla. La donna però non sapeva che all'interno del sacchetto ci fossero anche lattine vuote e sacchetti di popcorn. Prontamente due vigili, avvicinandosi al ragazzino, hanno riscontrato l'irregolarità effettuando una multa di 50 euro. La mamma del tredicenne però, vedendo il ragazzo visibilmente scosso e in preda all'ansia, afferma di aver chiesto ai due agenti di notificare la multa in un secondo momento e all'indirizzo di casa, ma pare, a suo dire, che i due vigili abbiano continuato a sottolineare l'errore commesso dal ragazzino, accusando la madre, in un certo senso, di usare il figlio come scusa per evitare la multa. Multa che, dichiara la donna, è stata comunque già pagata dal marito. Io mi assumo la responsabilità, afferma la madre del ragazzo, di non aver guardato prima il contenuto del sacchetto e di aver guidato mio figlio a fare una cosa non corretta, ma non posso in alcun modo accettare di essere stata accusata di servirmi di lui per sottrarmi al mio dovere di cittadina e ancora più non riesco a tollerare il fatto che, nonostante la mia richiesta implicita di evitare situazioni che avrebbero continuato a creare confusione a mio figlio, gli agenti hanno proseguito imperterriti a fare il loro dovere, senza mostrare la benché minima comprensione nei confronti della situazione che si era venuta a creare con mio figlio, che andava sconvolto avanti e indietro mentre io cercavo di rassicurarlo. Mi chiedo, conclude la donna, in che società viviamo quando si è costretti a dover subire umiliazioni da parte di chi dovrebbe proteggerti.